vi racconterò la storia del Signore. Il Signore era una persona speciale e adesso aprendo il libro attiremo quella magia. Siete pronti? No, aspetta che faccio un libro per la formula magica. La formula magica per entrare nella magia è, adesso ve la faccio vedere ancora per la formula. Nel negozio del signor Luigi si vendevano le migliori esche per la pesca di tutta la città. Esche enormi per pesci giganti, esche colorate per pesci furbi, esche minuscole, piccole, 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 per pesci piccoli, esche fluorescenti per pesci timidi. Addirittura esche profumate per pesci o colorosi. Naturalmente quei bocconcini erano fatti di plastica ed esposti in bella vista dietro il bancone insieme alle canne da pesca, ai mulinelli e ai galleggiati. Il signor Luigi sapeva bene che il suo era un mestiere inusuale, per il quale occorreva una grande passione. Da dietro la vetrina lui osservava il viavai caotico dei passanti e si convinceva sempre più che distribuendo un po' di allegria e gentilezza dal bancone del suo negozio avrebbe potuto abbellire il mondo. Certamente non tutto, ma quella piccola parte che gli stava intorno. Lo entusiasmava a pensare che avrebbe potuto rendere felici tutti i suoi clienti, soprattutto pescatori esperti, ma spesso anche bambini. Sarà forse per questo motivo che al paradiso del pescatore, quello era il nome stravagante del negozio, molti entravano e rimanevano ore e ore solo per il piacere di stare a chiacchierare con lui.